Ciao a tutti ragazzi, e oggi come vedete ho con me un ospite, Matteo Cantaluppi. Diciamo che con questo video volevo introdurvi questo nuovo format, se così vogliamo chiamarlo, ma diciamo che è un nuovo tipo di contenuto. Non è una vera e propria intervista, ma diciamo che questi video che inizieranno oggi, poi ne verranno degli altri con dei colleghi illustri che stimo tanto, come Matteo, saranno più che altro fare un quattro chiacchiere con dei professionisti e saranno una sorta di confronto che abbiamo davanti alla telecamera in modo da farvi conoscere anche altre realtà e anche, come dire, andare a capire il modus operandi di altri colleghi. Capire un attimino mondi diversi da quello che può essere il mio, da quello che vi riporto io abitualmente con i miei video. Comunque, iniziamo. Lui è Matteo Cantaluppi, penso che in tanti lo conoscerete. È un produttore, mix engineer, giusto Matteo? Giusto, È anche un musicista, giusto? giusto. Niente, Matteo, parlaci un po' del tuo percorso artistico, diciamo più che altro co come ti sei formato, perché quello che interessa tanto, che mi chiedono veramente tanto ultimamente, essendoci molte scuole, no? Chi vuole fare il mix engineer, chi vuole fare il produttore, il problema più grosso è come ti sei formato, che percorso devo fare? E magari è difficile rispondere a queste domande in modo esaustivo. Potrebbe essere utile invece riportare quelli che sono stati i percorsi formativi che magari riguardano un altro periodo storico, però possono, tra virgolette, come dire, ispirare chi ci sta guardando. Qual è stato il tuo percorso, Matteo? Certo, allora io sono nato ad Alessandria, intanto che è una città di provincia non lontanissima da Milano. Il mio percorso parte dallo studio del pianoforte, quindi ho iniziato a studiare pianoforte all'età di 8 anni, privatamente. Studiavo regolarmente tutti i giorni e in realtà poi mi sono anche iscritto al conservatorio, che ho frequentato per diversi anni ma non ho terminato, quindi diciamo in totale ho comunque studiato una decina d'anni pianoforte, un po' privatamente e un po' al conservatorio, e questa cosa è stata sicuramente molto formativa, ok? Quindi nel mio Immagino. caso, per fare il lavoro che sto facendo, lo studio del pianoforte è stato diciamo quasi un Fondamentale. 50%, se devo essere sincero. Che tra l'altro mi dicevi che hai ripreso a studiarlo, giusto? Assolutamente, sì, ho un pianoforte verticale a casa, studio quasi tutti i giorni, Interessante. non tantissimo, ma una mezz'oretta, poco più, col metronomo, pezzi, studi di Bach, scale, cose per riprendere. Non ho terminato il conservatorio perché avevo la consapevolezza, ma intanto ero troppo giovane e non abbastanza maturo magari per capire l'importanza, ma avevo anche la consapevolezza di non potere voler diventare un grande musicista, un Ok, pianista, quindi a non è me l'aspirazione non tua. era la mia aspirazione, e diciamo l'approccio, l'iniziazione con la musica popular rock, che partì con The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd all'epoca quando ero meno che adolescente, mi ha cambiato un po' la percezione. Lì ho capito che mi interessava Cambiata parecchio, di più, parecchio personale, ha cambiato la forse sì, forse. Mi percezione. interessava di più lavorare in studio già da Ok, quando ero hai ragazzino. capito lì che la tua ispirazione era quella lì? Sì, da adolescente già usavo i registratori a quattro tracce, a cassette, I invece Tascam, i Fostex. Foster. Ah, ok, perfetto. E mi interessava più quell'approccio piuttosto che diventare un grande pianista Ok. classico, non ero abbastanza bravo. Nel frattempo ho comunque studiato sempre in quell'epoca lì altri strumenti musicali, quindi ho studiato la chitarra, ho iniziato da autodidatta a suonare la batteria abbastanza regolarmente, quindi gli anni più importanti formativi sono stati quelli che sono andati tra i 12 e i 19 anni, perché Hai lì ho studiato musica. studiato musica. E ho iniziato a interessarmi al suono, all'arrangiamento, a come fare, combaciare le parti insieme. Già in un'età così, cioè, non è una Sì. cosa che, poi siamo della stessa leva più o meno, diciamo, non era così, come dire, non è così scontato. Quindi già in quell'età lì tu ti appassionavi a mettere assieme gli elementi in una produzione.
Sì, mi piaceva quell'aspetto lì, suonavo nelle band e la cosa che mi piaceva di più era occuparmi dell'arrangiamento, di mettere Ok. insieme i suoni e le parti, Una quindi vocazione, quindi già era. chiamiamola così, Sì. sì, mi piaceva più quell'aspetto lì. Poi facevo anche esperimenti con i registratori di musica un po' più particolare, quindi loop, musica più sperimentale, Che tra l'altro ti sei portato dietro che mi perché sono portato adesso dietro, sì. fai comunque a tue produzioni. Boh, dopo magari ne parliamo. Ok, sì, Ok. ho un progetto, ho un paio di progetti paralleli di musica sperimentale miei, diciamo ancora adesso. E, in realtà il passo successivo sarebbe stato come trasformare questa cosa in un mestiere o comunque come associare a questa vena artistica un po' Farlo di diventare un lavoro, eh sì, business, il problema diciamo, di tutti poi. regolare, cercare di migliorarsi. È l'unica possibilità che mi è venuta in mente all'epoca parlando anche con amici che mi avevano dato dei consigli, è stata quella di fare una scuola. E all'epoca mi parlavano molto della SAE, che c'è ancora adesso, che all'epoca aveva appena aperto la sua sede, la sua unica sede a Milano, che c'è ancora oggi, anche se era in un'altra zona di Milano, ed era tipo al secondo anno. Era proprio Secondo, sì, secondo me secondo, massimo terzo anno, ma penso sia all'avanguardia, troppo. all'avanguardia, proprio le prime. C'erano altre scuole, però la scuola, diciamo, che aveva l'imprinting più internazionale, che è internazionale essendo australiana, era quella. Era già abbastanza costosa anche all'epoca, per cui diciamo, il mio progetto era lavorare per un po' ad Alessandria. Mettere abbastanza soldi da parte. Ho lavorato infatti un anno e passo in un negozio di dischi di Vabbè, formativo pure Alessà, quello. bellissimo, è stato bellissimo. Vendevi vinili o CD ai tempi? CD in Sì, realtà, perché e erano gli anni. qualche vinile. In realtà Ok. erano gli anni proprio della In cui il vinile. decadenza. Esatto, era Esatto. crollato perché era arrivato il CD, Era esatto. comunque un negozio di classic rock, tra virgolette, quindi è stato formativo per imparare cataloghi a memoria. Tra Quindi l'altro, in realtà, tutto. che ai tempi erano proprio, cioè, come dire, era normale, adesso non esistono più, cioè, Esatto, fa veramente fatica a trovare un negozio del sì, genere. Sì. adesso ci sono più negozi di vinili Sì, forse, sì, sì, sì. per cui, però è stato bellissimo e mi ha dato anche l'opportunità di, vivendo con i miei genitori ad Alessandria, di mettere da parte dei soldi e di partire per questa avventura. Per cui mi sono trasferito a Milano Per la SAIM. per studiare questa cosa apposta. Ok. Mi sono diplomato. E subito dopo il diploma ho iniziato a cercare lavoro a Milano. Era uno scenario leggermente diverso rispetto a quello di oggi, perché all'epoca c'erano comunque una decina di studi molto grossi. E Ok, beh, ai tempi era diversa la situazione, sì. posso Le citare il Logic, il Metropolis, officine. le officine già c'erano, il Jungle Sound, Sì, esatto. non mi Però ricordo, ti vabbè. blocco una domanda, ti faccio una domanda che può interessare tanto. La SAE quanto ha influito nella tua formazione? Perché questa volta oggi il problema principale, quello che mi chiedono in tanti veramente, Sì. ok, vado a scuola, quanto mi può aiutare veramente fare una scuola del genere? A te, nella tua carriera, quanto ha influito? Che peso ha avuto? Ha fatto la differenza realmente? Allora, parliamo di uno scenario completamente diverso perché era 1998. Sì, all'inizio. 1998 internet c'era da pochissimo, non c'era YouTube, non c'erano tutorial, non c'era Non c'era niente. la condivisione della Non conoscenza che c'è adesso. c'era niente. C'era anche un po' di mistero riguardo la discografia e E come come si fare un facevano i dischi, disco, quindi esatto. lo scenario era completamente diverso. Io non avevo altre opportunità se non fare una scuola, che nel mio caso è Ok, stata la SAE. ok. Ce n'erano altre, ma io ho fatto quello. Quindi per me è stato fondamentale per A, capire delle cose che da solo non avrei capito perché non avevo proprio i Altre mezzi ad fonti. Ok. Alessandria. Non c'erano neanche libri, se stiamo a Sì. vedere, o comunque c'era forse Sì, i poco. primi libri sono apparsi nel Però. Esatto, 2005-2006 con Opelli in Italia, le prime traduzioni tra l'altro, il resto era tutto in inglese, sì. esatto. E questa è la prima cosa. La seconda cosa mi dava la possibilità di, io che venivo da provincia, di capire, di iniziare a capire come funzionava una grande città, Ok. iniziare ad avere un approccio più metropolitano, cosmopolita, mettiamola così. Ok. A volte vivere a New York, a Londra, soprattutto dell'epoca di cui ti sto parlando, non è che
probabilmente era peggio di quello che ti immaginavi, non era così un sogno Sì, nella pratica, idealizzato, esatto. avresti dovuto Perché si idealizzava vivere in tanto. una stanza in condivisione, magari brutta, con altre quattro persone dal Esatto. quartiere, non era così incredibile. Stessa cosa nel piccolo, posso confermare, di Milano, però almeno ti aiutava anche a capire quello. Sì, la parte, Cioè, l'altra faccia della medaglia. magari, però sicuramente la duplice opportunità è stata quella, imparare cose e scoprire la grande città. Quindi per me è stata fondamentale, non voglio ovviamente fare uno spot della scuola, No, 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 ma... ma per la mia vita è stato fondamentale. Io poi ci credevo molto e mi piaceva, era quello che volevo fare. Quindi per Ok. me era In questa la quel periodo condizione. storico, diciamo che ha fatto la Sì. differenza. Adesso non saprei dirti, ma secondo me fa la differenza anche ora. Il problema di ora è la quantità di persone che fanno queste scuole, non solo la SAI. Quindi il problema forse, che poi magari non sarà un problema, è che il numero è cresciuto esponenzialmente, quindi c'è solo un po' di dispersività in più, Il però problema è che c'è anche uno squilibrio nel mercato, perché essendoci probabilmente sì. tantissimi ingegneri, la domanda è bassissima, l'offerta è molto alta perché Comunque, ci sono tante persone. Oh, a comunque, me è servita essere lì. Perfetto, moltissimo e lo rifarei sinceramente. perfetto, perfetto. Beh, sicuramente, come dire, tutte le esperienze portano comunque sempre un valore aggiunto. Posso aggiungere Sì, una sì, sì. cosa? Oltretutto ho avuto l'opportunità di conoscere tante persone che poi negli anni hanno continuato a essere presenti. Quindi Ok. ho veramente tanti colleghi che sento tuttora, con cui lavoro tuttora. Uno addirittura è diventato dirimpettaio di studio, li ho conosciuti direttamente o indirettamente in quel periodo Vedi. grazie alla SAE, e sono tanti, non sono uno o Quindi era due. già molto frequentata ai tempi. La SAE era già abbastanza frequentata ai tempi, molto meno di ora, probabilmente quelli che l'hanno frequentata negli anni, nel periodo in cui l'ho frequentata io e anche in cui ho anche insegnato, perché ci ho anche insegnato per un paio d'anni. Alcuni di questi hanno continuato e con alcuni di loro sono rimasto in contatto. Ok. Adesso non saprei dirti quanti di quelli che studiano ora Sì, sono di qua diventati continueranno professionisti. Ah, dopo, però ok. sono diventati professionisti, probabilmente molti, però con molti sono ancora in contatto e questo è un bene Bella cosa, prezioso, sì. E sì. Certo. poi c'è il rapporto umano che è importantissimo. Bene, poi continuiamo con la tua formazione. Siamo arrivati Sì. alla SAE. Sono diplomato alla SAE e subito dopo il diploma ho iniziato a cercare lavoro. Come accennavo prima, lo scenario era un po' diverso. C'erano soprattutto grossi studi a Milano, Logic, Excalibur, non mi veniva in mente prima, Metropolis e via dicendo. E, io ho avuto la grande fortuna di iniziare a lavorare in uno di questi studi. Quindi proprio senza, diciamo, non so se chiamarla fortuna o Beh, ai tempi che cosa, comunque era una diciamo. cosa che, cioè, era, Sì, poteva accadere, è accaduto diciamo. anche a me negli anni 90, inizio 2000, cioè, l'assistente era importante. Adesso Esatto. è diversa la situazione, però ai tempi era comunque una cosa, diciamo, un passaggio obbligato, se così vogliamo chiamarlo. Assolutamente, guarda, posso confermare che anche senza una raccomandazione vera e propria, in qualche modo a volte si può succedere qualcosa. Infatti io proprio mandando curriculum e girando proprio a piedi, perché ripeto era un'epoca in cui le mail non erano ancora Sì, così esatto. consolidate, ho Andavi a trovato lavoro in questo portare studio. proprio. Sì. Per cui un altro passo importante per la mia formazione sono stati i 2 o 3 anni in cui ho lavorato, i 3 anni in cui ho lavorato come assistente e fonico Fa la residente differenza, eh. dentro uno studio. Quindi questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Dopo i 3 anni ho continuato a lavorarci, ma a un certo punto In modo sono diventato indipendente, ok. indipendente. Però quei 3 anni per me sono stati fondamentali per Eh sì. motivi ovvi, quindi conoscere persone, capire come funziona la struttura. Sono stati 3 anni praticamente dove hai Sì, lavorato dove ho all'interno. lavorato Come si fisso, chiamava lo studio? Jungle Sound. Ok, che era un Jungle grande Sound studio ai Station. tempi, ricordo che. Era un grande studio, aveva 4 sale prove medio-piccole, 2 sale prove grandi per i tour, uno studio grande con Struttura grande, me la ricordo. una regia di 80 metri quadrati e una sala di ripresa
anche quella di 80 metri quadrati. Situazioni che adesso sono impensabili in Italia, Sì. cioè, non, cioè Sì, almeno penso, cioè, robe così grandi difficilmente hanno modo di essere attualmente. no, ma infatti girava tantissima gente anche internazionale, quindi Hai potevi conosciuto il mondo lì vedere dentro? arrivare Robert Plant Ciao. piuttosto che Baglioni, piuttosto che gli Oasis o Ti sono passati, ti è passato il mondo davanti. Pezzali, sì, vedevi veramente di tutto e soprattutto imparavi il Eh mestiere. sì. Per cui è stato fondamentale. In realtà, dopo poco tempo, dopo un po' di anni, non pochissimi, ho iniziato a lavorare da indipendente, quindi con la partita IVA, accollandomi qualche rischio, perché ho visto che piano piano iniziavano a chiamarmi dei clienti con cui avevo lavorato in studio. Ok, Quindi a ma più come livello. produzione o come, cioè, qual era la cosa che ti hanno chiesto di più nella prima fase della tua carriera? Allora, io all'inizio, se devo essere sincero, nonostante io volessi fare produttore, avevo pensato che forse un po' di anni come fonico, anche se non mi consideravo un grande fonico e non me lo considero tuttora, o perlomeno non ho quell'aspirazione, un po' di anni come fonico mi avrebbero aiutato a capire Quel tutta lavoro una di serie di produzione, sì, cose per e forza. come funziona uno studio, anche perché secondo me non puoi finire una scuola come la SAI o qualsiasi altra scuola e dire ok, io sono un produttore. No, questo è un po' il problema che c'è Secondo adesso, te me, lo riporto io, eh. Cioè ma adesso dico. probabilmente adesso lo scenario è leggermente diverso e diciamo da una parte, non, secondo me, diciamo appena finita una scuola comunque è difficile autoproclamarsi un professionista, però perlomeno adesso puoi iniziare ad affrontare delle autoproduzioni, puoi comunque fare delle cose da Sì, che sono dei solo. mezzi diversi che tipo ad esempio non c'erano. All'epoca era un po' diverso perché fine anni 90, inizio anni 2000, fare un Non disco tutti non avevano in il studio multitraccia a casa. era difficile. Quindi io ho pensato, prima imparo a utilizzare lo studio perché mi interessa e conosco i musicisti e lavoro con altri produttori. Mi è capitato di lavorare con tanti produttori italiani come Fabrizio Barbacci, Carlo Rossi, Roberto Vernetti, di vederli al lavoro, che per me sono stati dei maestri e lo Maestri, sono ok. ancora adesso. E poi magari a un certo punto inizio a collaborare, a propormi come produttore. Quindi il Ok. passaggio è stato quello, ma il passaggio è arrivato almeno 7-8 anni dopo. Hai lavorato come Ho fonico. lavorato come fonico, anche se già al Jungle Sound mi è capitato di fare dei piccoli dischi in cui ho iniziato a figurare come produttore perché partivo come fonico, ma i miei interventi a un certo punto iniziano ad essere talmente musicalmente Sì, che è stato un importanti. Però passaggio automatico, tra virgolette. diciamo che stavo al mio posto e inizialmente facevo il lavoro da Ok, fonico, per cui sentivo di non essere, che di poi non avere la secondo me, vocazione, ma. diciamoci la verità, è necessario. Cioè, non puoi fare, devi passarci, almeno per un certo tipo di musica, devi comunque passarci da quel lavoro lì per conoscere delle criticità e quant'altro. Cioè, è importantissimo. Poi non è necessario, ovviamente, magari ci sono anche tantissimi produttori bravi che non sanno fare, come dire, che non ne sanno nulla di fonica, però secondo me un produttore che ha fatto il fonico la differenza la può fare. Per quanto mi riguarda, sì, perché almeno così so come posso interloquire con eventuali altri fonici, Risolvi. o so magari come risolvere, o perlomeno so individuare il problema più facilmente rispetto a non aver Esatto. fatto quel percorso. Esatto. Quindi, sinceramente, mi è servito molto in quel caso, in quella situazione lì. Contemporaneamente. Al discorso dell'essere ingegnere del suono, tecnico del suono e a seguire la vocazione di produttore, in quegli anni lì ho iniziato a interessarmi alla didattica perché
mi sembrava di aver capito nei primi anni 2000 che la didattica potesse essere una cosa che poi avrebbe preso piede negli anni a venire. Infatti è stato così. Ed è infatti stato così, per cui ho insegnato un paio d'anni alla SAI, che è la scuola che avevo frequentato. Nella vecchia sede o nella nuova sede? Nella vecchia sede, ero molto giovane, avevo 26 anni, quindi 26, sì. Quindi non è stato neanche facilissimo, perché ovviamente insegnare davanti a dei ragazzi non è una cosa semplice, soprattutto se hai delle insicurezze o se non l'hai mai fatto prima. E dopodiché ho iniziato a insegnare alle scuole civiche di Milano, dove insegno tuttora, che è una grande struttura che si occupa di musica classica, jazz, teatro, danza, eccetera, eccetera, e ha dei corsi sia di tecnologia audio, sia di musica per immagine, quindi musica legata all'audio-video e via dicendo. Che però rispetto alla SAE è una struttura che ha più connessione anche con la musica, perché appunto ha delle parti musicali ed è una scuola abbastanza importante a Milano, simile al conservatorio da un certo punto di vista. E in quegli anni lì ho preso anche le specializzazioni per il training di Pro Tools della AVID. Certificazioni. Le certificazioni sono state un passo che non mi sentirei di dire che sono così importanti e utili per lavorare in sé. Io l'ho presa per la docenza, per fare la docenza, però sono degli altri piccoli magari tasselli istituzionali che si aggiungono alla preparazione, però con questo, ripeto, similmente a un discorso SAE, posso dire che personalmente mi sono servite per la formazione, perché ho scoperto delle cose di Pro Tools che non conoscevo prima, e l'insegnamento soprattutto mi ha... Sei diventato Super Saiyan di Pro Tools. Sì, in realtà no, perché non sono neanche fissato con queste cose. Però qua. Comunque impari un sacco di cose. Mi serviva per insegnare, sì. Però in realtà ho imparato un sacco di cose, quindi a livello di training personale sono tutte cose che possono sempre essere... Veramente Pro Tools è infinito, cioè, puoi fare di tutto se lo sai. Puoi fare di tutto, e Pro Tools è ovviamente il mezzo che in questo momento più utilizzato per fare i dischi. Dopo il discorso dello studio di registrazione ho iniziato a lavorare da indipendente, ho lavorato con diversi produttori, ho lavorato anche due anni con il produttore Umberto Iervolino, che è un produttore italiano che ha vinto Sanremo anche con Francesco Renga. C'è molto conosciuto Iervolino. Ha fatto Angelo di Francesco Renga, ha fatto diversi dischi ed è stato fondamentale a livello di formazione, perché questa cosa mi ha permesso, sempre come fonico, intanto di seguire un produttore anche in ambienti come possono essere Sanremo, ambienti di musica più italiana, eccellenza italiana, di eccellenza, e poi mi ha dato l'opportunità di lavorare con tanti musicisti, turnisti conosciuti e molto bravi. Posso citare Lele Melotti, Paolo Costa, Elio Rivagli, ai tempi Lorenzo erano loro, Poli, sì. Chicco Gussoni, Giorgio Cocilovo, tutti, Giorgio Secco, Stefano Brandoni, tutti i musicisti con cui ho lavorato tantissime volte e da cui ho imparato tantissimo, perché magari io ero interessato a musica che era più di mezzo tra il mainstream e la musica alternativa dell'epoca, avevo un gusto più in quella direzione, però vedendo come si comportavano in studio i musicisti e come suonavano in studio i musicisti, anche cose molto semplici, ok? Non brani complicati, ho capito come io avrei potuto migliorare la musica più alternativa che girava in Italia in quel periodo, che mi interessava di più, migliorarla a livello qualitativo, a livello di come farla suonare meglio. Quindi il problema è che in quel periodo avevi queste due fazioni molto ben distinte, che erano il mainstream e tutto il resto, e tutto il resto non aveva una qualità, secondo me, adeguata per ad esempio passare in radio o avere passaggi televisivi. Il problema era che ci si lamentava molto che le radio non passavano un determinato genere, ma c'è anche da dire che quel genere, rispetto al genere analogo inglese o francese, era fatto molto peggio. Quindi io, se mi devo mettere nei panni di un plugger radiofonico che deve proporre una canzone che non suona abbastanza bene, farei fatica. Se mi devo mettere nei panni di un direttore artistico di una radio, farei fatica a sentire un prodotto che non è
quantomeno sì, fatto bene, ecco. credibile, cioè, magari era credibile solo dal punto di vista artistico, ma Era molto buona, magari erano molto buone le idee ed però il era prodotto un finale non, rispe prodotto cioè, finale, non non rispecchiava rispecchiava. dei canoni, cioè. La mia ambizione, ovviamente, volevo essere arrogante all'epoca, però tra le mie ambizioni c'era quella di cercare di migliorare quella cosa lì, Quella e via, quella sezione quella lì. sezione lì, e l'unico modo era capire come lavoravano i grandi, Che poi quella che sezione è diventata l'indie che forse sì. conosciamo adesso. Forse sì, da un certo punto di vista sì, e adesso è un po' più competitivo, ma Sì, all'epoca non lo era, no. e ovviamente questi grandi musicisti, questi produttori erano lì perché facevano dei prodotti che suonavano molto meglio. Quindi si doveva trovare una quadra e questo mi è servito. Ho avuto un periodo berlinese, tra virgolette, per cui in realtà parallelamente a questi percorsi che ho continuato a fare. Oltretutto poi in quegli anni ho aperto uno studio insieme ad altre persone, uno studio che c'è tuttora, che Il si chiama mono Mono studio, che Studio, nacque il mono studio, ok. che è nato proprio in una stanzetta del Jungle Sound, che era libera a quei Ah, tempi. era già nato ai tempi il mono studio, quindi. Sì, a un certo punto affittavo una Ok. saletta piccola, era una Ok. mixing room Ok, ai però tempi. già era il mono studio è nato dentro il Jungle E Sound. come idea sì, non si chiamava ancora Mono Studio, ma è Le persone. iniziata con lo stesso partner con cui C'è ancora lavoro ora, tuttora. che Ok, si chiama perfetto. Matteo Sandri. Quindi abbiamo aperto nel 2008 dentro Jungle Sound questa mixing room. Parallelamente io continuavo a lavorare con altri produttori, a lavorare in giro. Poi ci siamo spostati in una sede più centrale e me ne sono andato via per qualche anno, in realtà facendo avanti e indietro. Quando ci siamo Quindi conosciuti, tra l'altro, io e te, quando eri a Berlino. Sì, esatto. esattamente, Sì, io sì. quando vivevo a Berlino, in realtà tutti i mesi venivo comunque a Milano, Mi ricordo. insegnavo alle civiche. Facevo i lavori nel Mono Studio, che all'epoca aveva sede in Corso di Porta Ticinese, e anche lì l'esperienza berlinese è stata un'altra cosa estremamente formativa che io ho fatto in un periodo già adulto della mia vita, in cui già lavoravo Eh da una sì, ok. dozzina d'anni. Però consiglierei di farlo con senno a quasi tutte le età, forse superato una certa età diventa difficile, ma io ero ancora al limite. Ma c'è un fermento di un certo tipo. Ognuno deve trovare la propria strada, ovviamente io ero innamorato e sono ancora innamorato di quella città, e per me è stata perfetta in quel momento. Quindi per me era Berlino, per un altro sarà un'altra città. In realtà non ero neanche andato lì per trovare chissà che agganci di lavoro in maniera tradizionale, anzi, mi interessava trovare degli stimoli di altro Del tipo vissuto del più che altro, vissuto, sì. Che considerato che continuavo a venire a Milano, ad avere il contatto a Milano. poi dopo ri hai riversato comunque nelle In produzioni. parte sì, assolutamente. Sì. Cioè non ho portato ovviamente qua la musica berlinese perché non era quella la cosa e non è fattibile, non avrebbe neanche senso, però ho capito molte cose di me stesso probabilmente e ho visto l'Italia da un altro punto di vista, per cui la mia vita è proprio cambiata. È una cosa che consiglierei di fare a Mi tanti. ricordo quello che dicevi della discoteca della domenica mattina, che andavi, cioè Il lì addirittura capitale. andavi, cioè si andava proprio di Sì. Sì. mattina ad ascoltare musica elettronica, ma non c'è proprio il gusto di farlo, tanti andavano proprio giusto La per. scena del clubbing berlinese è particolare, tra i vari club, uno dei più famosi è il Berghain o Berghain, ed era un club che iniziava la sua serata il venerdì sera a mezzanotte e la finiva lunedì mattina. Quindi Ciao, proprio un non stop. praticamente tu potevi andare sabato pomeriggio, domenica mattina, sabato sera, stare lì un paio d'ore, divertirti. Musica techno, Era giusto? techno, la qualità era Ok. Di qualità, altissima, perché sì. comunque poteva capitare di vedere DJ come Albanoto, Ben Clock, gente molto grossa. Era su due livelli, quindi c'erano due sale abbastanza conosciute, tra cui il Panorama Bar, che metteva musica di altissima qualità, impianti bellissimi, Vabbè. atmosfera pazzesca, come si dice, selezione all'ingresso devastante e a caso, Ah, quindi che può darsi che proprio facevi code di ore e poi non entravi, totalmente, come dire, totalmente a caso. Infatti a inarbitraria. me ogni tanto mi rimbalzavano, però è capitato di andare magari a ballare la domenica, super tranquilli con la bottiglietta Che d'acqua bello. Per il gusto minerale. di ascoltare la musica. Sì, di ballare, di ascoltare in un bell'impianto fatto da DJ come si deve, nel contesto giusto, ovviamente era la città giusta, per cui quelle cose lì mi sono rimaste.
ho fatto esperienze anche in studio, ho conosciuto molte persone non italiane e quella cosa lì è stata un confronto pazzesco. Mi sono inventato magari un mio modo di vedere le cose, di lavorare, che ho cercato di portare in Italia. Beh, tutto questo è tutto che tutto questo ha fatto comunque la tua formazione, poi quello che poi Ognuno, dopo l'hai ovviamente. tradotto praticamente in lavoro. Senti, Matteo, ti faccio una domanda che può essere di grande interesse. Il tuo brano spartiacque, nella carriera di un produttore di un certo tipo c'è sempre il brano che ha fatto la differenza. Per te qual è stato, Matteo? Allora, guarda, te ne dico due dello stesso Ok, artista che si ricollegano, che sono Promiscuità dei giornalisti e Completamente dei giornalisti, per due motivi leggermente diversi. Promiscuità, secondo me, è stato un brano spartiacque sia per la band, sia per me, sia per il manager mio e della band, che si chiama Nicola Cani. Quindi un brano. E secondo me in parte uno spartiacque anche per la scena indipendente musicale quello è italiana. palese, quello è Quindi palese. È nato l'indie lì, secondo me diciamo. lì è nato un tipo di musica indipendente che era diversa dalla musica indipendente che c'era prima. Sì, hai ragione, un tipo di Ok? musica No, no, indipendente, sì. non, senza, diciamo, Generalizzare, arrogarci esatto. nel dire che è nato l'indie, diciamo, è nato un qualcosa di diverso, cioè un'attitudine diversa. Di fare musica indipendente che ambiva a un'apertura maggiore, E poi ambiva dopo quasi che poi al successo, non esatto, so però che poi come dopo ha aperto anche la strada a un ritorno degli anni 80, dire. Sì, di tante proprio, anche. cioè del gusto, proprio anche una scena di costume, è stato proprio anche un fenomeno di costume Forse sì, assolutamente sì, anzi, e ti dico, è stato più anche, ha dato il via a un'apertura, a una voglia. Dopo anni, diciamo, di stasi, di apertura e di successo, una voglia di successo anche da parte di artisti che prima si esibivano in posti piccoli o vivevano il mito dell'insuccesso, ok? Esatto. Quindi quella cosa un po' anni 90, che però in Italia si stava, secondo me, protraendo per troppi anni. Quindi quel brano lì, sicuramente non tanto dal punto di vista tecnico, considerato che io non sono un grandissimo tecnico, non sempre le cose che faccio effettivamente suonano tecnicamente bene. Quel brano in particolare non è tecnicamente perfetto, ma sicuramente per me, per la mia vita musicale in Italia, rappresenta un po' uno Anche spartiacque. per quella dei giornalisti, Anche per oserei quella dei dire. giornalisti che in Oserei quel dire. momento si trovavano a un terzo disco, un po', Esatto. diciamo, o la va o la Lì spacca. sono diventati i Erano degiornalisti. già Esatto. più che trentenni alcuni di loro, quindi o funzionava o sarebbe stato o finivano a lavorare in ufficio. Che Questa è poi la lì verità. comunque hai sviluppato, se posso permettermi. Io che conosco, ti seguo e conosco molto bene il tuo lavoro, la tua sonorità, cioè quello che poi dopo un po' dopo ti ha accompagnato, no? Il tuo stile, penso. In quel disco lì in particolare è stato. Quello è stato l'album in cui dei giornalisti in cui io sicuramente ho messo più del mio, anzi, Ok. forse anche un po' troppo. Infatti, dopo, secondo me, dei giornalisti sono un po' più. Hanno preso una percentuale giustamente più alta rispetto alla produzione. Una percentuale di artistica, Sì, 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 sì. inteso il Di balance, intervento. l'intervento. Quell'album lì sono intervenuto molto io. E ha un'attitudine più che un sound, perché in realtà da tempo non faccio sempre cose che suonano anni 80, però come attitudine, come alcune particolarità mi è rimasta quella cosa lì, tuttora. Che tra l'altro in un momento tu hai messo i riverberi
in un momento in cui io da mix engineer i riverberi, cioè tutti tendevamo, ti ricordi, sì, verso fine dei 2000, cioè 2008, 2009, cioè da inizi 2000, a fare tutte robe molto asciutte, molto in faccia, e tu sei andato totalmente in controtendenza in quel momento lì. Guarda, in quegli anni vivevo molto a Berlino, quindi in realtà vedevo l'Italia da fuori, questa cosa mi aiutava a capire che forse poteva essere interessante cercare di avere, di divertirsi un po' di nuovo e con per il divertirmi un po' di cercare di fare qualcosa che fosse diverso da quello che, sì, girava in soprattutto quel momento, in un ambiente come il mio, dei fonici, dei produttori, dove c'era molta, c'è sempre molta camerata, sì, quindi, esatto, quindi mi interessava fare qualcosa di diverso e in realtà io ho sempre anche avuto un background di musica molto ampio, quindi mi piacevano e mi piacciono tuttora cose molto aperte, mi piacciono i sinti, i riverberi, tra le varie cose, come mi piacciono anche cose più asciutte e via dicendo. Però in quel momento, secondo me, tirare fuori delle cose che erano ferme da decenni, ci stava, nella musica alternativa indipendente italiana, poteva essere perlomeno un tentativo di fare qualcosa di diverso. Fuori dal quello coro che io sentivo era semplicemente che la musica alternativa, la musica indipendente era ferma da tanti anni, cioè, era diventata noiosa e non, quasi politicizzata, mi annoiava. Secondo me ci voleva più varietà, e adesso non ti dico che sono stato io con i giornalisti a fare questa cosa qua, però diciamo che sicuramente per noi, e posso dire a posteriori non solo per noi, un piccolo spartiacque lo è stato. Quindi sicuramente promiscuità dei giornalisti per me è stato importante, forse anche più dell'altro pezzo che si chiama Completamente, anche se è difficile dire quale sia stato. Che poi i primi passaggi in radio l'hanno avuti con Promiscuità su Radio DJ, se non sbaglio. Mi sembra la fine dell'estate. La fine dell'estate era quello dopo la Promiscuità. Dopo Promiscuità. Esatto, esatto, mi ricordo. E io lì iniziai, ti dico la verità, iniziai a pensare che qualcosa stava cambiando quando ho iniziato a sentire, sì, loro in radio. Io sentii per la prima volta Promiscuità, tra l'altro, da fonti, tra virgolette, che dovevo ricercarmi, perché ai tempi non era proprio così. E lì dissi, ti dico, pensai... il nuovo Lucio Dalla, ti dico la verità, sì, perché sì, in esatto, bene. Sì, il contesto era che quando uscì Promiscuità su YouTube senza video, subito Nicola, io e i giornalisti ci siamo accorti che qualcosa si stava muovendo, sì, ok? Cioè che stava nascendo una nuova comunità della rete, un nuovo qualcosa modo di nuovo, di social, sì. Diverso da un social 2.0, 3.0, sì, chiamalo come vuoi, diverso dalle radio. Vedevamo che quando poi è uscito il disco, mi sembra sia uscito nell'ottobre del 2014, qualche mese dopo Promiscuità, c'era richiesta per i live, loro, cioè c'era una partecipazione particolare nei live di un pubblico diverso rispetto, sì, a che fino ad allora i live erano stati, sì, dal 2008, esatto, rispetto a, non so, gli After Hours, sì, o sì, sì, quello, sì, che era la musica, ma René Coons, quelli che hanno fatto da padrone fino a quel momento lì, sì, esatto, esattamente. Per cui il secondo brano per me importante, il brano svolta, come mi hai chiesto tu, il brano chiave è Completamente, sempre dei giornalisti, perché Completamente per noi è significato il passo definitivo, no? Cioè noi potevamo rimanere in quella piccola cosa che abbiamo creato con Promiscuità, sì, alla fine dell'estate, quindi in quella sorta di nuovo indie, in quella comfort zone, però abbiamo in qualche modo capito o provato o deciso a fare un salto ancora più in alto. Quindi ci siamo detti, ok, dal mainstream. Tommaso Paradiso dei giornalisti ha un modo di scrivere molto aperto, che potrebbe addirittura ambire a qualcosa di ancora più grosso. Proviamoci. Proviamoci, perché sarebbe un peccato farlo stare in un ambiente, diciamo, più concettuale, più fatto di altre cose che la musica indipendente. E quel brano lì, secondo me, è stato il passo successivo, e ammetto un molto difficile da fare, perché adesso sembra semplice, ma in realtà fare quel passaggio lì con un po' di consapevolezza
non è stato così semplice. Il pezzo è anche stato uno dei più travagliati come realizzazione L'hai spiegato. dell'album, e via dicendo. Però tuttora rimane il Se lì era pezzo. difficile fare quello che avete fatto, adesso è più facile. Adesso è più facile perché adesso Il muro è stato buttato Mo giù. il muro è stato buttato giù e molte band, artisti. In realtà l'unico, secondo me, all'epoca che poteva competere e che tuttora ha un suo spazio molto personale e è molto diverso Calcutta. da Tommy, è Calcutta, Calcutta, sì. che è un Che è arrivato artista. È leggermente dopo. arrivato leggermente dopo, perché considera che Fuori Campo è uscito nel 2014, Mainstream è uscito praticamente un anno dopo. Però è la controparte di Tommaso, Sì, cioè sì, sì, sì. diciamo è il puro, lui è il più Una volta puro. c'era Vasco, c'è ancora Vasco e Ligabue, Tommaso e Calcutta, cioè di Da Vasco e una Ligabue parte sì, dell'Inder, sì, da una parte esatto. sì, diciamo che Calcutta è più, tra virgolette, puro, quello che porta avanti L'Indie un proprio, esatto. discorso, diciamo, più coerente, mentre Tommaso è più giocherellone, nel senso che è più pop, Sì. gioca. Col suono, Con le gioca varie con le sfaccettature, parole, sì. perché lui può permettersi il lusso di passare da una ballad Sì. particolare a un Al pezzo pezzo un dance po' come più cacciarone e sì. riesce sempre a trovare la chiave. Esatto. Per cui sono i due personaggi, secondo me, più grossi di questa scena qua. Però all'epoca non era facile questo passaggio. E lo stesso Calcutta fece Oroscopo, che è un brano che ebbe molto successo e sicuramente è stato abbastanza importante per lui. Oggi ovviamente lo scenario è diverso perché, come dici tu, il muro si è abbattuto e tanti artisti Giovano del lavoro fatto prima. giocano su questa cosa e va benissimo. Per cui io ti direi che completamente e È quello che ha fatto la promiscuità, differenza. sì, completamente. Ci ha fatto entrare in un mondo più mainstream, quindi ci ha fatto fare un salto, anche secondo me con dell'ambiguità, nel senso che da fuori può anche aver fatto sembrare che io possa essere più mainstream di quello che in realtà sono, Ok. ok? Quindi ha anche dato adito magari a io le chiamo ambiguità, dei fraintendimenti. Sì, Sì, beh, con chi ti devi poi eventualmente chiamare anche per un lavoro, no? Ma va benissimo, ci sta, eravamo tutti un po' pronti a provare sta cosa e alla fine sta cosa è andata bene, le Molto, giornaliste direi. sono andate avanti e alla fine si sono consolidati come un gruppo Bene, bene, di bene. successo, ecco. Bene, rimanendo sempre andiamo un po' sulla parte un po' più tecnica, Matteo. Sai che oggi c'è l'eterna battaglia, cioè l'eterna, c'è la via la battaglia tra software e hardware, e ovviamente anche oggi il software ha fatto dei passi da gigante veramente importanti, però ognuno di noi, almeno io e anche altri colleghi, hanno, come dire, un hardware o degli hardware a cui non riescono a dir di no in fase di mix o in fase di produzione. Quali sono i tuoi, Matteo? Cioè, in una produzione o in un mix, so che in mix tu utilizzi tanti plugin, allora, a questo punto magari più sulla produzione, cosa secondo te non è ancora stato sostituito al 100% dal software e di cui non riesci a fare a meno? Ok, allora io uso nella mia catena c'è una percentuale altissima di macchine hardware Ok. analogiche soprattutto, ma non solo. Quando produci, giusto? Assolutamente. Ok. Quando mixo, no, anzi ho ripreso anche a mixare ultimamente molto io completamente in the box, Ok. con Pro Tools e non posso fare comunque a meno di alcuni plugin che adesso non sto ad elencare, ma sicuramente Però al mix ci Universal Audio. arrivi abbastanza già colorato, tra virgolette, cioè ci arrivi con Sì, la roba sì, sì, già sì. ben A suonante. parte quando mi Ti mandano il mandano, materiale da ok. fuori, che ovviamente dipende dalla produzione che è arrivata, ma comunque in the box. Per la produzione io ho tutta una serie di aggeggi tra microfoni, strumentazione, pre-compressori che utilizzo sempre, che sono quelli che ho in studio. Ok, anche sintetizzatori belli hai, Quindi cioè. sicuramente non posso fare a meno del Moog Voyager, Prophet 08 da Bellissimo. Davy Smith. Adesso mi sono comprato un Roland JX3P che so già che diventerà una fissa. Un Dei Korg insostituibile. MS20 e questi sono i quattro classici che ho in studio, più varie drum machine e via dicendo. Ho diversi pre che utilizzo spesso, che sono i Neve 1073, Vintec X81, che uso tantissimo sulla voce.
Tra l'altro non si trovano neanche più quei vintage lì. Infatti io ne ho uno con un alimentatore da due e vorrei comprarne un secondo per usare l'alimentatore, ma non si trovano più. Okay. Molto bello. API Shadow, scusate, Shadow Hills Monogama, bellissimo, molto. E uso qualche compressore, soprattutto Fazzo della Empirical Labs. Non ho tantissimi compressori, devo dire la verità. E API, ok, API, compressore API 512, okay, mi sembra. Sì, sì, già, yeah, praticamente. Esatto, esatto. E QSSL, okay, ho gli EQ della serie E e della serie G, compressori Buzz Audio ottici, che ho una coppia stereo in studio che uso molto per le voci, e microfoni. Ho diversi microfoni, uso quasi sempre per la voce, dipendentemente dalla voce. Peluso L2247, esatto, che è un microfono valvolare che uso con a volte con il Vintech di X81, a volte con il Monogamma, a volte con il base al cantante, sì, il base al cantante, a volte con alcuni può suonare scuro sul Niv, ma sul 1070, sul 10X81 della Vintech suona più aperto e via dicendo. Già compresse registrazioni. Quindi mi sembra di capire che tu in registrazione, avendo queste macchine che non utilizzi mix, sì, tratti già il suono e arrivi già un suono finale praticamente, cioè le utilizzi tanto in produzione, cioè per te l'hardware è importante, quindi per il tuo percorso di produzione è molto importante. L'hardware è molto importante, sono molto importanti le combinazioni con gli strumenti, esatto, musicali, quindi in studio abbiamo tanti strumenti, tanti rullanti, quindi Ludwig, Pearl, batteria Ludwig, ampli per basso, bassi, chitarre elettriche, chitarre acustiche, pianoforte, Fender Rhodes, Wurlitzer. Utilizzo ancora moltissimo quegli strumenti lì, utilizzo molto anche i plugin. Ok, sì, in fase di mix, ovviamente. In fase di mix e anche alcuni strumenti virtuali. Ok. Molti strumenti virtuali, della Native Instruments, dell'Arturia e via dicendo, ne utilizzo molti molti, a volte da soli, a volte in combinazione, okay, con gli strumenti veri. Diciamo che allora questa domanda era proprio per capire di quale settore fai parte. Sai che oggi anche si va sempre più delineando la differenza fra chi io faccio tutto col computer, plausibilissimo, laptop, quindi anche addirittura emulazioni di microfoni. Attualmente siamo arrivati appunto con Slate, che addirittura fornisce il microfono e ti emula tutti i vari tipi di microfoni, quindi ci sono gli estremisti del software e gli estremisti dell'hardware, però ovviamente diciamo che tu fai parte della categoria che usa ancora le macchine, cioè il tuo suono arriva ancora dalle macchine reali. Assolutamente, anzi mi è capitato di recente di usare una Roland D50, un sintetizzatore che è la cosa più, cioè, di cui potresti fare più o meno, però era lì, alla fine qualcosa di diverso me l'ha dato, c'ha qualcosa. Non sono un fanatico, per cui sto sempre un po' in una via di mezzo tra utilizzo dell'hardware e utilizzo dei plugin, però molti dischi, cito le ultime cose come disco di Di Martino, dei Canova, dei Fast Animal e Slow Kids, sono album dove è necessario comunque un suono particolare riconoscibile, dove l'utilizzo di hardware, di strumenti, di cose per me è ancora importante. Poi in realtà è una cosa che in questo momento sono tanti piccoli colori che assieme poi fanno un suono che mi piace. In questo momento siamo proprio ai minimi storici di questo modo di lavorare, quindi mi fa doppiamente piacere, esatto, utilizzare macchine proprio perché non tutti le usano. Poi quasi più nessuno, purtroppo. Non c'è problema, io cerco di avere una concezione dell'album come una via di mezzo tra un qualcosa di creativo che possa avere delle velleità a volte artistiche e qualcosa che poi deve creare lavoro, che possono essere un tour piuttosto che dei passaggi radiofonici. Quindi finché riesco a tenere sto balance ha per me senso utilizzare i macchinari.
dovessi fare qualcosa di molto troppo sbilanciato verso il business, o dipendentemente dal genere, potrei anche fare a meno delle macchine, Ok. utilizzare solo software. Però per Ok. Il meglio di tutti e due i me mondi sì. in base alla situazione. Bene, in ultimo, Matteo, volevo avere il tuo punto di vista su un discorso un po' che si allontana un po' comunque da quello che è l'aspetto tecnico. Ovviamente, il nostro lavoro è anche molto, come, dipende molto anche dalla forma giusta di marketing che scegliamo per autopromuoverci. Oggi sai che comunque la rete, come hai detto tu prima, hai citato che il social, la rete è cambiata molto, specialmente negli ultimi 4-5 anni, e ovviamente c'è un tipo di promozione diversa, cioè anch'io. Vedi, io utilizzo tantissimi video per, come dire, farmi conoscere e far conoscere la mia azienda e quello che faccio. Tu cosa ne pensi, appunto, dell'autopromozione, di questo nuovo modo che a volte viene demonizzato, perché a volte viene comunque da parecchi colleghi viene demonizzato, cioè, da tanti viene visto come una cosa screditante della professione. Tu cosa ne pensi in merito, Matteo? Allora, guarda, io a me piace molto internet, mi piace molto Instagram, uso molto Facebook e via dicendo, quindi personalmente li uso tanto, non per solo questioni personali, ma proprio per lavoro. Magari in maniera un po' particolare, però li uso. Tu considera che, ad esempio, da tanti anni, ho iniziato tanti anni fa, 10 anni fa, organizzo dei corsi, dei piccoli corsi. In realtà da tanti anni ne organizzo solo uno ogni tanto, che è una sorta di masterclass sull'utilizzo dei sintetizzatori analogici. Che Quindi tra io l'altro ne farai uno adesso, ne farò diciamolo, una il out 27 che Ottobre 2019, 27-28 ottobre 2019. non perdetelo che è figo, veramente Grazie, figo, ma non figurati. volevo far pubblicità. No, ma va, se può servire, se te stavo scherzando. E quindi 10 anni fa io ero proprio preso, e lo sono tuttora bene, dal fatto di poter, diciamo, senza pestare i piedi alle grandi strutture come la SAE, la scuola civica, organizzare delle piccole cose nel mio studio. Quindi ai Ok. tempi avevo preso il monostudio, nella sua sede storica, che era abbastanza grossa, c'era abbastanza spazio, mi era venuta in mente l'idea di fare dei corsi, proprio come fai tu, Ok. esattamente come fai tu. Quindi avevo fatto delle cose legate a Pro Tools, legate a Logic, e avevo iniziato a fare questo corso, che è l'unico che è resistito, sulla sintesi analogica. Per cui per me è stato fondamentale l'utilizzo dei social, perché io ho sempre fatto tantissimi iscritti di questo corso, che è un corso che ha un bel appeal, no? Perché piace capire come si Sì, utilizza un sì. sintetizzatore. Cioè, in modo che ci sta anche la moda, ci sta una riscoperta Assolutamente, ultimamente. assolutamente. E noi, avendo in studio tantissimi sintetizzatori, mi sembrava la scelta più ovvia. Io ho sempre fatto tanti iscritti vuol dire 10-12 iscritti dentro la Comunque, mia classico, struttura, che è il erano massimo che ci poteva tanti, sì. stare, esclusivamente utilizzando i social, quindi esclusivamente usando Facebook, perché ai tempi non c'era Instagram, mailing list, facendo dei piccoli video in cui mi divertivo con iMovie della Apple, montavo dei piccoli video anche simpatici dove si vedeva un gatto che suonava un Mi sintetizzatore, ricordo, uno di questi me lo e ricordo, quindi sì. io col passaparole, con questo modo molto alternativo, do it yourself, che a me piace tantissimo, sponsorizzavo e tuttora sponsorizzo questi corsi, per cui per me Una è risorsa, una capito? risorsa. E ovviamente poi ognuno ne fa il metodo più affine alla propria personalità. Io sono abbastanza timido, quindi ovvio che rispetto a te non riuscirei mai a Sì, fare un poi video sì. in cui, non riuscirei a fare tanti video in cui parlo. Però se una persona è più estroversa e ha voglia di mettersi in gioco e gli viene bene, secondo me può farlo. È chiaro che deve essere sempre tutto realistico con quello che vendi, cioè. Se io vendessi un corso sui sintetizzatori in un certo modo, poi nella realtà è un'altra cosa, vabbè, ma lì Vabbè, poi dopo non è un comunque. discorso neanche legato ai social, è un discorso che c'è sempre stato anche 100 anni fa, cioè se tu fai una pubblicità. Esatto, la gente ti premia o ti penalizza in base alla tua coerenza, cioè ok. Esatto, dietro al videocorso o allo spot o alla sponsorizzazione, che molti di noi fanno con Facebook, ovviamente ci deve essere
poi il contenuto, non solo il contenitore, che sì, ti fa, è quello che poi secondo me oltre al social fa avere. Però io li trovo divertenti i social, sinceramente. Però è interessante, esatto, punto di vista. Esatto. Cioè, dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa. Io li utilizzo parecchio, cioè seguo l'Instagram del Mono Studio, seguo il mio personale, ho una pagina mia personale, Matteo Cantaluppi, su Facebook, ho il Facebook dello studio, seguo addirittura i siti personali sia del Mono Studio sia mia personale, io con WordPress, quindi molto do it yourself, li ho aperti io e li aggiorno sempre io. Ho le mailing list del mio studio che aggiorno sempre per poter mandare. È un modo moderno di gestire la tua attività, sì, la tua gestione. Io non ho, diciamo, mi diverte e lo trovo un modo moderno, probabilmente lo è. Non è la cosa che mi fa lavorare di più, però mi piace ad esempio che il mio sito sia sempre aggiornato. Fa parte del lavoro oggi, secondo me, dal mio punto di vista non si può fare a meno di quella sfera. Ti ho fatto questa domanda perché sempre più spesso, Matteo, c'è una parte di addetti ai lavori che demonizza sia questo e demonizza anche il fatto di fare corsi. Io non ti nascondo che più volte mi sono trovato ad essere criticato per il fatto di fare workshop, no? E a volte dice che chi insegna non sa fare. Non è vero, non penso che sia così, perché anche tu insegni e sai fare benissimo i dischi, capisci? Però era giusto per anche dare, voglio riportare un punto di vista di un altro collega, il mio è palese, però su questo c'è molta confusione e ci sono delle posizioni molto molto diverse. Secondo me è il futuro, cioè questo è il futuro. Vedi anche adesso, non so, se uno sta attento, anche le radio stanno cambiando, arriva la radio digitale, internet sta arrivando nelle macchine, cioè capisci? Quindi secondo me andiamo sempre verso di più il do it yourself, come dicevi tu, cioè magari non tutti lo faranno così, però c'è la possibilità di fare tante più cose in modo autonomo, sì, di quanto accadeva negli anni 90. Hai ragione, io sono d'accordo e la vedo così. Per me il migliore dei mondi possibili è quello che ha più pluralità di possibilità, e con questo intendo che se tu vuoi fare i tuoi videocorsi e crearti un tuo piccolo mondo e io voglio fare altrettanto, va benissimo, ma magari c'è un altro che invece vuole fare tutto uno studio completamente analogico come negli anni 50. Sì, totalmente. Dove non utilizza i social. Cioè l'importante è che ci sia spazio per tutti, e per chi vuole utilizzarli, per chi non vuole utilizzarli, ovviamente ci deve essere contenuto, ma quello che ci siamo detti prima. Per cui io li utilizzo, se volete il mio punto di vista, nel modo che vi ho detto prima. Però ovviamente non li demonizzo, nel senso che non come mezzo in sé, però ognuno è giusto che ognuno faccia quello che vuole senza magari, cioè senza troppo giudicare il imporre prossimo, l'altro, esatto, assolutamente. Ma quello è il bello dei tempi moderni, esatto, assolutamente. Quindi, beh, io penso anche che comunque una volta, ti ricordi, era diverso il modo di farsi conoscere anche nel nostro ambiente. Adesso io la vedo come una fortuna questa, perché oggi puoi, tra virgolette, come dire, percorrere questa strada per farti conoscere. Farlo, esatto, assolutamente. Esatto. Poi che vinca il migliore. Quello... Esatto, poi alla fine sono sempre i risultati che premiano. Esatto, alla fine sono quelli che parlano. Puoi fare tutti i video del mondo, puoi fare tutte le cose belle del mondo, ma alla fine, se in questo caso i tuoi lavori non vanno da nessuna parte, non sono comunque di una certa qualità, ovviamente è tutto vano.
In chiusura, Matteo, dai un consiglio ai ragazzi che ci guardano e che ne vogliono fare di questa, come dire, dell'attività musicale, che sia mix engineer, produttore o quant'altro, un lavoro. Che consiglio, un leitmotiv che potrebbero avere, tra virgolette, come dire, che li potrebbe accompagnare nella loro attività? Allora, ragazzi, secondo me, nel dubbio, voi arrivate sempre in orario, ok? Che vedrete che lavorerete di più di uno più bravo di voi che arriva con un'ora di ritardo. Quindi, nel dubbio, voi arrivate sempre in orario, ok? Quindi il consiglio che do è: anzi, arrivate 5 minuti prima, se non 10, che sicuramente farete più strada di uno magari un po' più bravo di voi, ma che arriva sempre in ritardo. Ok? Serietà, quindi. Questa è la mia. Questo è quello che io continuo a fare da decenni. Esatto, mi trovi d'accordo con te. Matteo, io ti ringrazio. Grazie a te. Penso che questa chiacchierata sia stata molto interessante per me e anche per chi ci sta guardando. Ne approfitto, ragazzi, per dirvi che se volete vedere Matteo all'opera, sul portale Improve Your Mix c'è proprio un videocorso che è stato tenuto da Matteo qui sulla produzione e sul mixing. Matteo appunto parla della produzione e del mixing di un brano di Kadoma, una band che ha prodotto bravissimi tra l'altro, ed è un videocorso molto interessante. Sperando di esservi stati utili, sperando che questa nuova iniziativa vi piaccia, vi salutiamo allora. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.